Allora, oggi è effettivamente un giorno importante perché quando si tocca con mano un progetto che viene realizzato è sempre un giorno importante. E la cosa bella di questa nuova casa della cultura che stavano raccontando è che è aperta alla libera disponibilità e fruibilità da parte dei cittadini. Questa è un'aula che ospita i comitati, ospita tutti quanti gli che ne fanno richiesta per l'attività culturale e non culturale. Ci sarà sicuramente una sorta di ordine per gestire le richieste. È prevista una sala per mostre, mostre fotografiche, mostre di quadri, mostre. E c'è una sala per convegni ed eventi o anche concerti, c'è anche un pannello per proiettare immagini. Al piano di sopra c'è la sala lettura, la sala musica, la sala cinema, quindi è uno spazio che il municipio ha pensato appositamente per i cittadini. E credo che il cuore di tutto questo sia in parte le persone che l'hanno sviluppata, che ringrazio oggi, veramente di cuore, perché mi hanno detto che in 6 mesi sono riusciti a creare tutto questo. In parte sarà la partecipazione delle persone che la faranno vivere. Questa amministrazione, queste persone hanno creato questo spazio per voi. E per tutti quelli che oggi non sono qui, ma insomma verranno nei prossimi giorni, inizieranno ad arrivare. Quindi questo è veramente un inizio di quello che potrebbe essere un bene comune. È un bene dell'amministrazione che viene messa a disposizione dei cittadini. Quello che noi chiediamo è di utilizzarlo e lasciarlo utilizzabile anche per altri. Quindi dobbiamo prendercene cura come se fosse nostro, perché quando le cose sono di tutti, vuol dire che sono anche nostre. E dobbiamo curarle come fosse casa nostra. Grazie.